Allora, eccoci qua. Questa è la casa di Madre Teresa, dove è nata e vissuta nei primi periodi qui a Skopje. Avevo promesso a Fabrizio che l'avrei portato, seppur tramite video, a visitarla. Questo perché Fabrizio aveva lavorato con Madre Teresa quando era lì in India. Quindi è un modo anche per lui di rivivere, no, quelle esperienze. Eccoci qua, non capisco. Che bella toppina, tanto carina questa. Qua c'è questo pozzetto, il negozietto di souvenir, e io immagino galleria di sopra. Però Fabrizio già sa che Singano è Singano, quindi non va a pagare i biglietti e quindi non entra se è a pagamento. Ma non mi sembra a pagamento, no? Vediamo, occhio. Ben intuito, l'ingresso era gratuito. Aspetta che non mi occupo poi in te scale, perché alle scale a chiocciola credo ci sia stato un pesante restauro, insomma non credo che vivesse in un posto così lussuoso, insomma, ecco. E ecco, accontentato anche Fabrizio e anche Singano, che ci teneva particolarmente anche lui, insomma, a visitare questo posto che è abbastanza iconico, storico, no? Aspetta, perché adesso ho a moda della parola iconico, non bastava la parola tipico, adesso anche la parola iconico. E guarda che roba, ragazzo, guarda che roba, è mostruosa. Andiamo a vedere questa se è aperta. Non credo sia una moschea dal tipo di campanile. Da quel che ho imparato, le moschee hanno il campanile molto molto stretto e molto molto alto. Per carità, magari sbaglio, cioè, era quello che ho potuto vedere io. Ma è enorme! E ho ritrovato anche gli amici youtuber cinesi, solo che loro, vabbè, fanno le cose un po' più in grande, un po' meglio di Singano. Avevano tutta l'attrezzatura da skate e soprattutto, insomma, erano anche più organizzati, cioè lavoravano in gruppo, no? Questo anche per fare le riprese multicamera. Come cacchio si entra qua? Io voglio entrare, qua è enorme! Vabbè, niente, ho chiesto a un passante, mi ha confermato che è ancora chiusa perché non è finita. È un gran peccato. Tu mi chiederai cos'è. Cosa vuoi che ti dica? Tutto il nostro goto ogni volta. Peccato, però, seriamente peccato, è enorme, veramente, cioè non capisci dalla camera quanto cacchio è enorme. Quella gru è alta il doppio delle nostre normali. È veramente enorme sta roba. Stavo dicendo, e questa è, no, e questa è la casa di Madre Teresa da dietro, opportunamente tirata su per i turisti, insomma. Perché ti pare, secondo te, che all'epoca Madre Teresa viveva in una casa così, cioè con la croce tutta tirata un po' così di lusso? Insomma, giustamente è stata rimessa a nuovo, insomma, è adattata un po'. Ebbene, adesso io vado avanti, ho ritrovato Giovanni, in più l'ho anche riperso, quindi bene, vado, ritorno avanti da solo. Ecco, quindi qui vedi la zona dove abitava, questa è la casa, ok, e qui vedi i dintorni. Praticamente era in centro, sì, senza il praticamente, perché il centro è enorme, quindi sì, diciamo che siamo in centro. E qui abbiamo gli amici dalla Malesia, che non sono youtuber ma addirittura lavorano per una televisione. Cioè, senti, importante? I say to our Italian friends that you are very important
YouTuber, I mean, you okay, work okay. for the TV. Yeah, we do for TV, Malaysia. If you want to talk something in English, I will translate with subtitles. We get interview now, after yeah. this, later, maybe tomorrow. Yeah? Yeah. We see Bye-bye. You again. We see you again tomorrow. Yes. Okay. We should visit the big cross okay, on the okay. till. Right. You know, but if we meet on the street, yes. After this, yes, okay. yes, yes. We get back. Okay. NIG. Right. Okay. Thank you. Bye. Che simpatici, hai sentito? Hanno detto che se ci si trova domani fanno l'intervista. Ci fanno l'intervista. Cioè, e noi praticamente sproloquiamo in inglese, con l'inglese non maccheronico, ma caccheronico. Porca troia. Intervista per cosa? Non lo so. Intervista di tipo, perché c'è uno con una faccia così brutta in una città così bella? Che cazzo vuoi che ti dica? Ciao Micio, no, non aver paura di Giovanni, vai tranquillo, non fa niente, rompe solo il cazzo. Ah, guarda qua, c'è anche il Torello, hanno imitato quello della borsa. Cazzo, gli hanno scolpito anche il ciccio proprio, sai? Cioè, non lo so se è la borsa di New York, però queste sono le borse del toro. Faceva notare Giovanni, aspetta che io ti faccio notare la toppa, ma non è toppa, cazzo, che cosa ti faccio notare? Cioè, vedi? Guarda che cuoni, chiga. Vabbè, comunque, faceva notare Giovanni, no, che qui nei negozi non si usa mettere i prezzi. Probabilmente è usanza trattare. Io ti dirò, ho fatto alla Singano, come faccio di solito, ho preso una roba che veniva a 12 euro, gli ho detto, guarda, ho 10, ti va bene? E lui ha detto, ah, sì. E quindi, te capì. Ho risparmiato un 20%, un 20% oggi, un 20% domani, va che strano, a quel che di Gaudì, più o meno, molto più o meno. Beh sì, l'ascensore è forte, dai, non si può dire di no, ma che figonata. cani randagi ovunque, poretti, questo mi dispiace. Ciccio, no, sono di passaggio. Allora, primo non è tuo, primo, secondo sto solo passando. Vai tranquillo. Caro, stanno un po' sulla difensiva, no? Ma non gli faccio niente, anzi. Guarda Fufi, vieni qua. Vieni. Non vieni qua. Non ho portato neanche niente da mangiare. Colpa mia, sono anche un po' cucciolotti questi poletti. Wow, che fico, un altro bellissimo parco. Allora, quello che abbiamo qui a destra è l'Assemblea della Repubblica di Macedonia, dove c'è sta mega statua di sto tipo col baffo. Di cui, grazie alla mia ignoranza, ignoro completamente chi sia, però questo è riprodotto un po' dappertutto. Qui alla sinistra, che è dove andiamo adesso, c'è quella che viene chiamata, almeno secondo una prima traduzione di Google, la piazza della donna soldato. Probabilmente che sia una donna quella lì sopra il cavallo. Oddio, è difficile perché qua distinguere le donne dai maschi, insomma, se è una impresa non da poco.